Questa bambola LOL OMG si sta trasformando in un bel ragazzo! Hi. Rimuovi le ciglia spesse, delinea le labbra, le sopracciglia stanno diventando più spesse, le lentiggini sono super carine! Ti piace? Lo lasciamo così? Applica la colla e modella un taglio di capelli corto. Metti la base per parrucca al centro e aggiungi dei lunghi capelli biondi. Wow! Fai una coda di cavallo. La nostra bambola tiene il passo con la moda. Una barba normale è troppo semplice. Aggiungiamo un paio di trecce e un paio di baffi. Robby è super trendy. Dobbiamo vestirlo. Realizza una maglietta lunga con del tessuto color chiaro. Ora abbiniamo i pantaloni. E gli stanno alla perfezione. Un bomber colorato con maniche lisce e fascia dorata mostra quanto sia ricco. Legalo in questo modo. Aggiungi degli ornamenti. Nice. Rapunzel e Robby sono andati a fare un picnic. Il tempo è perfetto e questo posto è bellissimo. Amo i tuoi capelli. Anche la tua barba è molto bella. Forse dovremmo decorarla? Mi fido di te. Rapunzel ha scelto i fiori più belli. Non è male, mi piace. Tocca a me. Robby le ha fatto una treccia e l'ha decorata con i boccioli di fiori. Oh, e gli uccellini hanno completato il look con una bellissima corona di fiori. Un paio di pezzi di fibra di legno si stanno per trasformare in una chitarra. Colora i pezzi con la pittura acrilica. Ritaglia le fasce. Ci serviranno queste forchette di legno per fare il manico della chitarra. Dipingi in stile legno e aggiungi dettagli. Presto la chitarra suonerà della bella musica. Robby, scatenati! Yes! Gli amici stanno riposando nella foresta e arrostiscono marshmallow. Trascorrere il tempo accanto al fuoco è fantastico per stare insieme. Voglio cantare questa canzone! Oh, ho portato una chitarra! Tony tira fuori il suo strumento e suona una bella melodia. Il fratello di Rapunzel, Robby, risponde a questa chiamata musicale. Ciao, sono Rob. Siamo felici di darti il benvenuto al nostro falò. Voglio suonare con voi. È stato fantastico fin dal primo tentativo. La canzone ha davvero toccato il cuore degli amici e hanno deciso di regalargli una chitarra. Thank you. A casa Robby si sta esercitando. Wow, non sapevo che sapessi suonare. Ho appena imparato. Mi lasci provare? Rapunzel non sa tenere bene una chitarra. Prendila così. Le corde iniziano a emettere suoni. Wow, è fantastico! È un talento di famiglia. Morris, ci sei anche tu? Di addio al tuo vecchio trucco. Il principe delle tempeste è famoso per i suoi occhi azzurri. Disegna le labbra e le sopracciglia. I capelli chiari e disordinati decoreranno la testa. Un paio di movimenti e i pantaloni blu sono pronti. Fai una maglietta. Facciamogli un nuovo outfit. Il colletto è pronto. Excellent. Sopra ha un gilet di paillette. Gli stivali con il fiocco di neve completeranno il look. Wow. Elsa e Olaf sono venuti al parco per prendere un gelato. Lo vorrei alla fragola, per favore. Anche io ne voglio uno. Ma mentre il ragazzo le sta dando il gelato, i loro occhi si incontrano e le loro mani si toccano. Morris si è trasformato nel principe delle tempeste. È magia? Ah! Mentre non ci sono, tutto questo gelato è mio! Yes! Ehi, sembra che tu sia destinato a realizzare un'antica profezia! Al mio tocco sei diventato l'incarnazione della tempesta di neve! Morris ha troppo caldo nel parco! Sì, così va meglio! C'è così tanta neve qui! Giochiamo a palle di neve! Yay! Olaf è qui! Hello! Puoi unirti a noi? Certo, inizio io! Hey! Morris ha fatto un'acconciatura con la neve. Gli amici freddi sono sdraiati sulla neve e fanno gli angeli di neve. Uno spazzolino rotto può diventare una spazzola per capelli. Rimuovi il manico, lima i bordi e taglia le setole. È bello usare questa spazzola per capelli fiorita. Wow! Robby sa come usarla. Yes! Il fratello di Rapunzel si sta svegliando nella villa di famiglia. Si scopre che la mattinata in una casa lussuosa non può essere male. Un armadillo si sta stiracchiando e saluta il suo proprietario. Ho lasciato un gran casino ieri sera. Devo ripulire. Il ragazzo organizza ordinatamente i suoi libri. Poi fa il letto. Oh, leggerò per rilassarmi. Non riesco a concentrarmi.
I miei capelli sono di intralcio. Robby sta correndo per la stanza in cerca di una spazzola. Au, certo, sotto il mio piede. Quando i capelli sono in piega, possiamo rilassarci. Spazzoleremo anche gli animali domestici. Possiamo finalmente rilassarci. That's amazing. Dipingi il campioncino di azzurro. Aggiungi uno strato di colla e decora con i cristalli. Ecco un tubetto pieno di lacca. I prodotti congelati sono sempre della migliore qualità. Morris balza in piedi. Sono in ritardo per un incontro importante. Si infila le scarpe, si avvicina allo specchio e... Oh no, cosa hanno i miei capelli? Dov'è la mia lacca? Forse qui. O si è nascosta sotto un paralume. Probabilmente è sotto il mio letto. E non è neanche qui. Oh, mi sono ricordato. L'ho messa sul ripiano più alto per nasconderla da Olaf. Ora non riesco a raggiungerla. Userò un pezzo di ghiaccio. Sì, ha funzionato. Spray, aiutami. Un paio di spruzzi e l'acconciatura è perfetta. Sta di nuovo bene. E ho risparmiato soldi. Dipingi di rosso un contenitore di glitter. Aggiungi un'etichetta e riempilo di lozione. Questa crema da barba è consigliata dall'Associazione Mondiale dei Barbieri. Robby ama l'artigianato. Sono riuscito a fare una sciarpa da solo. Ne sono orgoglioso. L'ha provata, ma a causa della lana, tutti i peli della sua barba sono elettrici. Ah, non è giusto. Aspetta, ho una crema speciale. Robby si sistema la barba. Problema risolto. La barba è di nuovo fantastica. Fai pattini da ghiaccio. Avvolgi i piedi con la carta stagnola. Copri il tutto con la colla a caldo da tutti i lati. Lima la superficie e taglia l'eccesso. Il bianco sarà perfetto. Taglia una lama dalla plastica trasparente e colorala di argento. I pezzi di ghiaccio brillano ai lati e ci sono anche dei fiocchi di neve sui lati. È estate in città. I caffè sono pieni di visitatori. Elsa e Morris decidono di fare un giro per la città. Wow, ha iniziato a nevicare in estate. Ah, devo postarlo sull'Aligram. La gente per strada inizia ad avere freddo. Si gela. Avremmo dovuto indossare dei vestiti più pesanti. Ma questa coppia di ghiaccio non importa. Vuoi andare a pattinare sul ghiaccio? Mi piacerebbe. Il marciapiede si è ricoperto di uno strato di ghiaccio. Morris sta andando alla grande. Ottimo lavoro. Wow. Hanno passato molto tempo insieme, pattinando sul ghiaccio e divertendosi un sacco. Crea una borsa da spesa con un tessuto con stampa brillante. C'è una tasca per i soldi. E una maniglia realizzata con una corda spessa può sopportare qualsiasi peso. Robby ha scelto per sé un accessorio alla moda. Robby ama la vita all'aria aperta e non perderà l'occasione di procurarsi dei souvenir della foresta. Queste foglie sono bellissime. Oh, vedo dei fiori bellissimi. Che buon profumo. Farà una collezione di piante essiccate. Ah, una piuma. Che bella scoperta. Robby ha decorato la borsa con una piuma. Ora è il suo portafortuna. Un paio di palline di polistirolo sono arrivate giusto in tempo. Crea Olafette con la pasta da modellare. Dalle la forma giusta. Lima i lati. Dipingila di bianco e coprila con il gloss. Un paio di occhi con ombretto rosa ci stanno guardando. Ciglia folte, un bel naso rosa. E le labbra e la macchia a forma di cuore sono davvero carine. Un paio di rami sulla testa sono l'ultima moda nel mondo dei pupazzi di neve. Copri due palline con uno strato adesivo e cospargi di neve. Brrr, che freddo! Aggiungi dei rami come braccia, dei bottoni di ghiaccio e una collana scintillante. È bellissima! Olaf si sente triste mentre cammina da solo nella foresta. Dove posso trovare la mia anima gemella? Ha nevicato! È il momento giusto per farmi un'amica! Prendi un po' di neve. So fare un pupazzo di neve! Un paio di enormi palle di neve sono pronte. Lisciale. Wow! La magia invernale ha fatto prendere vita al pupazzo di neve. Oh, sei così bella! Come ti chiami? Ti chiamerò Olafette. Si è innamorato. Olaf le ha dato un cuore. Yeah! I loro sentimenti sono reciproci. Sono davvero felici. Posso darti un passaggio sulla mia slitta? Ma certo! Auguriamo a questa giovane coppia di neve una vita piena di felicità. Yes!